Grazie, signor Ministro. Lei ancora una volta si è dimostrato una persona puntuale nelle sue risposte, ovviamente anche se è stata preparata da qualche funzionario. Però io ritorno al punto di prima, cioè se secondo lei in questo paese, cioè l'Italia, abbia la necessità di dare troppi soldi a chi si professa rifugiato politico e non pensare ai nostri cittadini. E non ce l'ho solo giustamente con chi ha delle gravi disabilità, ma ce l'ho anche con chi giovane non ha neanche i soldi per mangiarsi un panino, a chi l'anziano con una pensione minima magari non arriva neanche a 400 euro al mese, però noi ai rifugiati politici riusciamo a dare vitto, alloggio e qualche soldino ogni giorno per almeno 10 mesi. Allora io dico agli italiani, ma facciamo tutti così, andate nelle caserme dei carabinieri, andate nelle prefetture e dichiaratevi rifugiati politici, così vi daranno vitto, alloggio e qualche soldino. Ma qua i padroni siamo noi o sono gli altri? Siamo sempre quelli che dobbiamo fare il buonismo, sempre e comunque, perché magari troviamo il presidente della Camera o qualche ministro che dice venite tutti, tanto noi siamo pieni di soldi e vi diamo tanti soldi. Allora io penso, signor Ministro, che alla fine, forse in questo paese, per ottenere qualcosa bisogna essere un po' più scuri. Allora, se io dico siamo più scuri, allora tutti noi ci trucchiamo, ci facciamo un po' più neri e quindi poi andiamo in giro tutti truccati di nero e diciamo anche noi vogliamo gli aiuti che si danno agli extracomunitari, anche noi vogliamo gli aiuti che si danno a quelli che arrivano all'ultimo minuto e che magari prendono la pensione rispetto agli italiani che non la prendono, perché qua in Italia ci sono anche quelli che prendono la pensione senza aver lavorato neanche un minuto. Ma è una cosa normale secondo lei, Ministro? Io penso di no, io penso che allora gli italiani, oltre ad andare nelle caserme dei carabinieri e dichiararsi rifugiati Concluda, onorevole politici, Bonanno. si devono anche fare un po' più scuri e andare in giro e dire anch'io ho bisogno e vediamo se lo Stato italiano anche con gli italiani è così buono come fa con gli stranieri, perché questo è un razzismo al contrario. Basta buonismo, facciamo le cose Grazie. concrete e diamo a chi ha bisogno Grazie. prima di tutto. Interrogazione 3.